Magenta, secondo lei quanto è cambiata? Cosa vede lei del cambiamento di Magenta da quando lei è qui? È cambiata, evidentemente il mio sguardo è quello della fede, dell'annuncio del Vangelo. Quando sono arrivata io e c'è stata un'inchiesta sulla frequenza alla messa, dall'inchiesta, dalla frequenza alla messa confrontata con la popolazione, risultava che frequentava la messa domenicale il 41 e rotti per cento. Oggi? Sì, 41 e rotti per cento. E il cardinale Martini, commentando, mi diceva: vedi, adesso la Brianza era considerata come il centro della fede, non è più di là. È a Magenta, è nel Magentino, guarda un po'. Adesso, com'è la frequenza della messa? Ce lo dica lei, Don Fausto. 2%. Purtroppo non so se raggiunge il 20. La metà. E che è già tanto a dire il 20, eh? Sì. Ma come mai? Come mai non si vedono? Me. Ma secondo lei la motivazione? I giovani non si vedono. Come mai è così? Come mai c'è stato questo caso? Me lo domando anche io. Forse perché i genitori di questi ragazzi qui sono il frutto del 68. Hanno incominciato loro ad abbandonare la fede, la scienza, l'unica maniera di conoscere la realtà, la verità è la scienza, la fede non è una maniera di conoscenza, e avanti. Genitori che hanno cominciato a non frequentare più l'Eucaristia, non frequentare più la messa, e i figli crescono così, Papà che porta i figli in chiesa perché devono fare la prima comunione, devono prepararsi, lui li accompagna in chiesa e intanto che loro vanno in chiesa lui va al bar. Dite un po'. Quindi bisognerebbe cambiare i genitori. E come? Come? È la domanda che penso tutti i sacerdoti, anche adesso, anche Don Emiliano, anche immaginarsi Don Giuseppe, così, si fanno: cosa dobbiamo fare noi? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo limitare il tempo della messa. Adesso la prima regola, anche per quelli che vanno a messa, è che si faccia in fretta. Non si può stare lì qualche minuto in più. Vanno allo stadio per vedere la partita che incomincia alle 9, alle 5 del pomeriggio sono già là. Alla messa arrivano in ritardo appena possono e quando è la comunione se ne vanno. E se il sacerdote si azzarda a fare una predica, magari sta trattando un argomento, guai. Se supera in 7 minuti, guai. Come si permette di superare? Quindi c'è anche un problema di poca pazienza di poca in pazienza, questa nuova... Quasi io direi di rifiuto. Di rifiuto. Di rifiuto. Hanno altro. Non siamo più capaci di attendere. Rifiutano. Hanno altre prospettive, hanno altre... Anche i ragazzi arrivano alla prima comunione, alla cresima, bene che la fanno, ma è il giorno in cui, facendo la prima comunione, dovrebbero cominciare a farla tutti i giorni, come ha fatto la Santa Gianna. Invece, fanno la prima comunione, io ho confessato una volta un ragazzo, per la cresima, dicevo: quando ti sei confessato l'ultima volta? E quando ho fatto la prima comunione. E da allora sei andato a messa? No. Hai già fatto la seconda comunione? No. Cioè la considerano come un traguardo scolastico finito, basta.
E così la cresima, fatta la cresima, quante messe ha detto Don Fausto? Ha tenuto il conto delle messe? Non so se ho una visione, anche se ci sono però persone attentissime, anche tra i giovani, ma i giovani non li vedono, non li vedono. Voi andate a messa, li vedete i giovani? Pochi. Di solito sono io il più giovane, che ho 50 anni. Io non li vedo. Ai primi tempi che ero qui, quando c'era anche tanta gente, come vi dicevo alla messa, non tanto per merito mio, si intende, ma i giovani c'erano, i ragazzi riempivano le prime panche della basilica quando c'era la messa delle 10. Ti dà un ricordo in particolare di Magenta, non so, qualcosa di bello in questi oltre 30 anni che le viene in mente? Sì, cioè un ricordo bello in che senso? Non so, magari il primo ricordo che le viene in mente quando è arrivato a Magenta, se lo ricorda. Non è che sono venuto a Magenta volentieri. Il Cardinal Martini, visto che Don Giuseppe era stato nominato vicario episcopale, io lo seguivo in consiglio pastorale, lo seguivo nella visita pastorale a Legnano, perché ero decano a Legnano, e lo seguivo al venerdì, sabato e domenica, per 6 mesi l'ho seguito, e avevo già una destinazione che non dico quale. E il Cardinal Martini mi dice: guarda, c'è bisogno di uno che vada a Magenta, se vuoi farmi questo piacere. Ho accettato e sono venuto a Magenta volentieri, pensando anche ai grandi parroci. Io avevo conosciuto anche Monsignor Crespi quando ero seminarista a Busto Larotto. Ero a casa in vacanza in settembre. Monsignor Crespi veniva sempre in settembre a celebrare l'ufficio generale per la mamma, che era morta giusto da oltre, sepolta lì, e gli servivo io la messa. Me lo ricordo, ancora giovane, magro, abbronzato di carnagione, e quando finiva la messa che gli servivo, mi dava 5, non so se era, si chiamavano lire o meno, le 5 lire d'argento. Veniva tutti gli anni, l'ho conosciuto lì, e quando mi ha mandato qui pensavo ai grandi parroci, alla grande importanza di Magenta, anche per in campo nazionale. Quindi sono venuto qui e ho trovato anche accoglienza, collaborazione. Io ce l'ho messa tutta, anche nel mio piccolo. Ma ho trovato proprio anche tanta collaborazione, tanta attenzione e tanta corresponsabilità, perché di lavori ne ho fatti, sono arrivati qui, no, cominciamo, ho trovato sì l'oratorio che era finito, ma il cinema non c'era, era una sala e si discuteva se farne una palestra o il cinema. Ho deciso io, perché ho detto in campo culturale per la città è il cinema, e si è fatto il cinema. Nessuno dice questa cosa. Diciamola. Tanto che la licenza del cinema è ancora intestata a me. Adesso ho fatto lo studio come commerciante e tutto, così dovevo fare l'esame allora per avere la licenza di quel tipo. In questo senso, e ho trovato tanta collaborazione anche allora, nel Baroni,
anche se ho trovato anche qualche contrasto che cercava di tenere lontano il parroco, come se fosse chissà fare pericolo, mentre l'avevo voluto in fondo io. Poi il centro ovest, sì, l'idea era stata del Don Giuseppe di fare un centro là per la catechesi, per avere una cappella, per poter celebrare una messa, ma si stava incominciando e ho deciso di continuare. Vedete, anche lì ho trovato tantissima collaborazione anche da un gruppo di persone che devo ringraziare ancora, e questo non è facile trovarle, l'ho trovato in Magenta. Ed è risultato quella creazione che poi questo gruppo ha seguito ancora dopo. Adesso ha preso un'altra strada, benissimo, ma non ricordiamoci da dove viene quel centro. Poi un momento importante è stato quello del restauro della Basilica. Pensate che abbiamo incominciato dal tetto, 3.443 metri quadrati, vi ricordo bene, eh? Prezzo, allora non c'era ancora l'euro, c'era la lira. Prezzo 998 milioni. Complimenti per la memoria, perché prima che fosse finito era già pagato, perché la gente mi aveva dato i soldi. Io stesso mi domandavo: ma dove vengono tutti questi soldi, tutta questa generosità? In Magenta si è trovata questa collaborazione. E poi tutto il restauro interno, vedete che se la guardate anche adesso, sono tutti affreschi. Tutti affreschi. E lì non so, si è superato il milione di euro, anche quelli lì pagati. Anche se c'è stato qualcuno che ha cercato di approfittarne. C'è stata una ditta di Magenta che aveva delle appalcature, come si chiamano i ponteggi, e con l'architetto Puricelli abbiamo detto: lo diamo a lei, sono di Magenta, va bene. Vediamo se riesce a spegnere la candela. Appena l'ha ricevuto l'ha subaltato. Cioè uno che ha approfittato. Certo. Un altro che voleva fare dei lavori in Basilica, e io assolutamente non me li avevo promessi a nessuno. Sapete che mi ha citato in tribunale dicendo che io gli avevo promesso, incredibile, tribunale civile, incredibile, e che ho dovuto, l'ho pagato per non andare avanti e chiudere la linea, 20.000 euro. C'è ancora questo personaggio, la canzoncina, non diciamo chi è, non diciamo chi è, non so se devo andare avanti, adesso vediamo la candelina. Poi ho rifatto il tetto dell'assunto, ho rifatto il tetto della casa parrocchiale e non ho portato via neanche un euro. Meno male, su questo guardi, non abbiamo alcun dubbio. Bene, la candelina accesa gliela facciamo spegnere al Don Fausto. Vabbè, ma la canzoncina. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Don Fausto, tanti auguri a te. Canonizzazione della Santa Gianna. C'era Giovanni Paolo II che era già conciato, non dico cosa mi hanno fatto per eliminare la Magenta,
Mettere davanti, dice, non è un